La famiglia Strampalati è stata in sordina a lungo e continuava a crescere sino a quando la voce della storia ha parlato ed è uscita allo scoperto. È la storia della famiglia Strampalati, dove la vita è rovesciata, dove si vive isolati, cioè ognuno su un'isola, senza barche o ponti, dove si scambiano solo frecce dalle loro isole. Le frecce hanno messaggi, oppure frecciatine di fuoco o ancora frecce lanciate per sbaglio, e forse dietro uno sbaglio c'è la precisione, la mira presa e la direzione voluta per lanciare la freccia esattamente all'abitante dell'isola scelta. C'è spesso l'intenzione velata di giungere ad una precisa isola perché se sulla propria isola si sta bene, si sente anche la voglia di sapere che c'è qualcuno sulle isole vicine e di far sapere loro che esiste qualcuno, che c'è. Ma non lancia una freccia di ho bisogno di aiuto o una freccia di ho voglia di, bensì una frecciatina che sferza l'aria sull'isola, pur sempre mossa da qualcuno. Ebbene, in questo isolamento è cresciuta la famiglia Strampalati, in cui ogni familiare ha abbellito la propria isola, l'isola su cui vivono, per cui loro ne sono orgogliosi, ma su cui non hanno mai fatto salire nessuno. Quindi non si sa come siano le isole e quali tesori abbiano, ma nessuno può salire sulle isole se si viene accolti con frecciatine. Sembra che ogni familiare abbia il timore che qualcosa dell'isola possa essere cambiato, non capito, non accettato, offeso, distorto, ferito, rotto, impedito di fiorire. Sì che quando si approda su un'isola si deve andare delicatamente a farsi strada da chi vive su quell'isola, perché può calpestare o solamente toccare qualcosa che non vuole essere toccato o avvicinato, e forse non in quel momento. Se volete leggere le mie storie o acquistarle o regalarle, potete andare su Amazon, Chiara Taglioli. Sul mio invece canale YouTube Chiara Taglioli potete ascoltare quelle che finora ho letto, che sono una parte di tutto ciò che ho scritto, e potete andare a vedere qualcosa oppure potete seguire il mio sito Instagram che è Fiabe, Favole e Fantasiagram. Ciao a tutti!